Ragazzi, scusate, ma credo che di aver dei problemi con il wifi. Adesso l'ho staccato proprio, quindi ditemi se mi vedete, per favore. Se mi vedete. Adesso chiedo anche alle ragazze. Però non sono sicura che sia iniziata. Perché non è partito. Ah, Claudia mi vede, ok. Ciao! Ciao a tutti! Siccome ho staccato il wifi, ho paura che non funzioni bene. Fatemi sapere se mi vedete bene, mi sentite bene. Ciao Angela, ciao Claudia. Si vede bene, meno male, va. Perché ero un po' impaurita. Ho staccato il wifi. Ciao Maria Stella, io sto bene, abbastanza bene. Abbastanza annoiata per alcuni versi. Annoiata, ma vabbè. Cioè, mi sono un po' rotta le palle di questa quarantena, detto in francese, però non ci dobbiamo lamentare, almeno noi che abbiamo la salute. Ciao! Abelli, Gabri, Monica! Pamela! Angela! Ciao Vale, bella Gabri e Vale! Un bacione grande, ragazzi. Allora, come state? Chi mi dice? Ciao Valeria! Come state? Aspetto un pochino, un minuto ancora e cominciamo, accendo le candele. Ciao Valentina! Ma dai, va, bene, bene. Ciao Alina! Bene, bene, dai. Dobbiamo essere positivi e propositivi, sempre. Non vedo l'ora che ricominci la vita normale, però la vita un po' frenetica, anche se dobbiamo stare fermi ancora un po' e fare un po' di introspezione, evidentemente era proprio il momento. Allora, come sempre, accendiamo le candele, che possano tante cose belle nella nostra esperienza. È importantissimo. È importantissimo chiedere, come abbiamo detto la scorsa volta, chiedi e ti sarà dato. Chiediamo all'universo tante cose belle nella nostra esperienza. E poi accendiamo anche la candela. Per chi sta ancora soffrendo questa grande forma di cuore, allenamenti e lettura, dice Valeria, è di questa quarantena non se ne può più, Maria Stella, è vero, siamo tutti abbastanza provati, dai, adesso, perché che se ne dica, a me piace tanto, mi piacciono tanto le persone che sono positive, propositive, io penso di essere una di quelle, ma è pure giusto che uno dica, mi sono rotto, li coglioni. Ecco, perché siamo umani, quindi non è che dobbiamo fare sempre le belle statuine con il sorriso. Ci siamo rotti le palle, è comunque una sorta di prigionia. Con tutto il rispetto per chi sta male fisicamente, per carità di Dio, loro sono prioritari, assolutamente. Però, insomma, è un bel sacrificione grande. Ciao Maria! Ciao Valentina! Ciao Fabi! Ciao Lori! Allora ragazzi, per chi adesso si è connesso, abbiamo acceso le candele, le cose belle e per bruciare la sofferenza. Ecco Arturo, Arturo mi raccomando, mo comincerà a rompere le palpebre, pure lui, quando salgo su da mamma e comincia il gatto a miagolare e cominciano a suonare gli orologi, le sveglie. Ciao Alba!
Allora, ragazzi, entriamo un pochino nel vivo. Oggi... Oddio. Io rido per non piangere. Che c'è, Arturo? Vuoi venire a salutare? Eccolo. Saluta gli amici, vieni. Oddio. Eccolo qua. Saluta gli amici. Eccolo. Che carino. Mo' rompi le palpebre, vuoi uscire, vero? Ecco, sì. Ecco qua. Basta, eh? Vai a dormire, dai. Mettiti qui a fa la ninna e dopo... Mannaggia, che pazienza che ce l'ho. Ciao Vale! Eccola, finalmente. Allora, oggi parliamo, ragazzi. Arturo sta bene, però c'ha sempre da fa. E una volta esce, una volta entra, di qua e di là. Mo' comincerà a miagolà. No, e mi darà il tormento fino a quando non sarò costretta ad aprirgli la porta. Adesso vediamo quanto dura questa oasi di pace, di silenzio. Allora, oggi parliamo, ragazzi e ragazze, dell'autostima e dell'amor proprio quando siamo all'interno di una relazione tossica. E qua dovrebbe scattare, cioè, avete presente le sitcom che hanno la risata quella registrata? Esatto, adesso dovrebbe, capito, dovrebbe scattare la risata perché di autostima e di amor proprio da parte nostra nella relazione tossica non c'è proprio segnale alcuno. Questo è, diciamo, il succo di tutto quello che cercherò di darvi come messaggio rispetto a. Diciamo durante il corso della diretta non sono pervenuti praticamente amor proprio e autostima completamente soffocati, mi viene da dire, perché non è che uno non ce l'ha, non ce l'ha sicuramente l'amor proprio e l'autostima, ce l'abbiamo tutti, ci dobbiamo sicuramente lavorare costantemente. L'autostima è la stima e la fiducia che, dal dizionario, la stima è la fiducia che uno nutre verso se stesso. Però è anche la stima di tutto ciò che è buono e bello e giusto per te e tutto ciò che non lo è. È cercare di capire che cosa vogliamo che faccia parte della nostra esperienza di vita e quindi nutrirlo, annaffiarlo, dite come vi pare, e tutte le cose che invece entrano nella nostra esperienza e noi non le vogliamo, dobbiamo avere il coraggio di allontanarle e di dire no, che è difficilissimo, o almeno lo è stato per me. Io parlo per me, diciamo, un po' come se fossi la portavoce vostra, e mi rende, cioè, delle prede del narcisista, vittime dell'inganno del narcisista. Mi ricordo perfettamente che in quel momento della mia vita, a più riprese, quando avevo relazioni tossiche, io non avevo più alcuna idea di che cosa potesse essere giusto per me o cosa potesse essere sbagliato per me, perché quella scala di valori che noi sempre sentiamo nominare e che comunque, insomma, ognuno di noi ne ha una, la nostra personale è stata completamente ribaltata, completamente messa in discussione e ci siamo sentiti sbagliati un po'. Spesso, non sempre, perché ripeto che poi ogni vittima del narcisista, dell'inganno del narcisista è diversa. Sicuramente questo sentirsi sbagliati, almeno per me è stato così, era già una sensazione che avevo da prima, cioè da prima di esistere mi sono sentita sbagliata praticamente, cioè da prima di nascere già ero nata, capito? Ero nata con sta croce addosso, sono nata sbagliata. E questo è quello che io, ecco, dice Sabrina, non mi sentivo mai adeguata, esatto. Ho parlato 10 minuti fa con mia mamma della stessa cosa, dice Monica. Ecco, infatti siamo sicuramente molti di noi nella stessa barca. Quindi, nel momento in cui si vive la storia tossica, quindi con il o la narcisista o presunti tali, perché abbiamo sempre detto che secondo noi sono tali, ma la diagnosi scritta del medico non ce l'abbiamo. Con un probabile narcisista va a finire che esci peggio di come sei entrato dalla relazione, nella relazione. Quindi tu entri già
non sempre, ma spesso traballante, con l'autostima che sì, per carità, sai, tanta gente infatti che inizia le relazioni, cioè che ha avuto relazioni tossiche, dice sempre sto meglio da solo che quando sto in compagnia, cioè quando entro in relazione, vengo messo sotto sopra, perché effettivamente c'è da fare un lavoro su di noi prima di avere poi una relazione sana di quelle di cui vi ho parlato un paio di settimane fa. E quindi bisogna imparare a capire che cosa è giusto per noi e cosa non è giusto per noi, e avere il coraggio di allontanare da una parte, quindi di aprire la porta e di chiuderla, a seconda se la cosa sia buona per noi o da allontanare, quindi cattiva per noi. E grazie al processo, grazie tra virgolette, quindi con il passaggio attraverso questo inferno della relazione tossica, sicuramente ragazzi e ragazze, sicuramente impariamo che cosa non vogliamo. Poi per deduzione capiamo pure che cosa vogliamo, poi ci dobbiamo interrogare, per questo io dico sempre, mi raccomando, fate terapia, perché è importante domandarsi, chiedersi che cosa si vuole davvero, se no non lo sai mai. Io feci una lista delle cose che avrei voluto in una relazione, però di cose positive, non cose negative, quindi quello che io avrei voluto da una relazione. Allora, Gabri dice: non ci sentivamo sbagliati, sapevamo, secondo me, di metterci in secondo piano, donando all'ex tutto quello che potevamo, almeno io davo tutto per cercare di renderla felice, per una carezza, un bacio, ma nulla di nulla. Bisogna imparare a capire che la barca si rema in due, e certo, assolutamente. Io, vabbè, io ripeto, io parlo per me, mi sentivo proprio sbagliata fin dall'inizio. E che cosa ha fatto poi la presenza del narcisista di turno? Perché poi svolgono tutti lo stesso compito, se uno ne ha avuto più di uno. Capisce quello che dico? Il compito è sempre lo stesso, cioè andare a validare questo sentirsi sbagliati. Cioè loro non fanno altro che diciamo mettere quel sale su quella ferita, mettere il sale su quella ferita o il dito nella piaga, in quel senso. Quindi se già tu ti senti traballante, avrai la certezza durante il corso della relazione di essere totalmente sbagliato, cioè di. E quindi se loro ti propongono, perché questo, ciao Giacomo, allora fra un po' vi leggo, Arturo, ti prego, amore, sta buono, su, fai il bravo, fai il bravo. Allora, se tu per esempio sei una persona, casa e chiesa, adesso io faccio casa e chiesa tra virgolette, cioè sei una persona che non ha grandi grilli per la testa, che si comporta bene, che di certo non sei una che va a pensare, no, a fare le orge, ecco, scusate, tanto alla fine voglio fare degli esempi pratici, cioè magari a te te ne frega niente, te fa l'orgia, capito che te voglio dire? Arriva la persona, il narcisista di turno, che ti fa sentire una poveraccia, perché le orge invece comunque le facevano pure gli antichi romani, tutte queste stronzate qua, te infarinano, te fanno credere che alla fine sei te che non ami fare le orge perché sei bigotta e perché sei sbagliata e perché sei, capito? Ecco, mo io non ce l'ho con chi fa le orge, per carità di Dio, era un esempio che, siccome è molto ricorrente nelle relazioni tossiche, io penso che molti di voi ci si ritroveranno. Cioè loro hanno comunque delle perversioni, hanno uno stile di vita privo di filtro morale, per loro tutto è il contrario di tutto, va bene, non gliene frega niente se è una donna, è un uomo, è chiunque a dargli attenzioni. Basta che loro hanno le attenzioni, quindi non è che hanno un'identità, una scala di valori, una scala di valori che, per quanto uno ce la possa avere diversa, perché nella vita siamo tutti diversi, per carità di Dio, quindi non voglio giudicare o sembrare giudicante, per carità di Dio,
Però la loro scala di valori è sicuramente priva di ogni moralità. E loro te lo fanno passare per moralismo il tuo, per esempio. Quindi alla fine della fiera, come la guardi, c'è sempre torto te. Adesso ho fatto l'esempio estremizzato della sfera sessuale, ma questo in qualsiasi ambito, in qualsiasi ambito della relazione, dal più materiale al più spirituale, comunque loro sanno sempre come ribaltare la frittata e farti allontanare il più possibile da te stesso. In fondo, io ho capito questo, che il loro gioco, che gli riesce perché appunto siamo noi già a traballare, questo è il problema. Perché se noi avessimo un'autostima de ferro e un amor proprio di ferro, quindi l'amore verso noi stessi e la stima di noi stessi, chiaramente loro non avrebbero proprio presa, non avrebbero presa, perché se una persona ti mette, cioè ti, se ad oggi, no? Ad oggi, se mi si avvicinasse una persona e mi dicesse: guarda, che tu sbagli perché è questo, questo e questo, invece, cioè perché è B invece di A, io sarò in grado di rispondere adesso. Dice: guarda, per te è B, per me è A. Pazienza, cioè, allora vediamo se possiamo trovare un accordo, un compromesso, bene, altrimenti, raga, per me resta A e per te resta B. Se uno la vede diversa su un argomento, la vedi diversa, punto. Allora, vi leggo. Allora, vediamo un po'. Aspetta, che devo andare giù, su. Valeria, mettono a nudo i tuoi lati deboli e farti sentire una vergogna. Sabrina, ci agganciano perché abbiamo bisogno di quel tipo di amore, tanto forte quanto assurdo. Valentina, alle volte chiedo io stessa alla terapeuta se alcune cose accadute sono sbagliate o no, perché io stessa non le so riconoscere. Capito, Valentina, a che punto ti spingono? A che punto ti spingono? Ma tu in realtà più ti allontanerai, più saprai tu da sola se quello è giusto o sbagliato per la tua scala di valori. Intende se alcune cose che mi ha fatto lui sono sbagliate o no, perché per me era normale giustificarle. Ah, va bene. Poi noi diventiamo proprio le paladine della giustificazione, qualsiasi cosa giustifichiamo, giustifichiamo, giustifichiamo. Allora, siamo tutte brave bambine, dice Monica. Mamma mia, che brutto, mi fa così una strana sensazione sentire quelle parole. Certe situazioni purtroppo le abbiamo normalizzate in famiglia, dice Alessandra. Valeria, per me addirittura sembrava troppo per me. Non me lo meritavo e mi accontentavo di qualsiasi briciola che fosse di una confidenza o altro, mi stava bene. Ciao Graziella. Allora, sono fissati con le perversioni sessuali, lo so. Giovanni fa una domanda: ma è mai capitato di sentire dire che hanno fatto un sogno di incesto? Secondo me, loro sono proprio incestuosi davvero, cioè non sogno. Loro comunque hanno atteggiamenti anche incestuosi coi genitori, coi fratelli, coi cugini. Altro che sogno. Ne ho sentite poche, raga. Giacomo, la mia ex psicopatica mi ha convinto di fare l'amore in un parcheggio molto trafficato. Che umiliazione. Giacomo. Capisco. E poi magari tu giustamente dici: scusami, ma magari abbiamo il letto, utilizziamo il letto, per carità di Dio. No, perché i brividi, no? I brividi, dici almeno, vabbè. Non avete idea del completino intimo che mi ha regalato per Natale, dice Monica. Manco una bagascia.
Quando l'ho buttato via nell'immondizia si è offeso. È perché, vedete, questi sono test, no? Cioè, se tu sei una persona che magari non veste con dell'intimo super osé, come quello che ti è stato regalato, lui fa il test e vede, dice, vediamo se adesso io glielo regalo, perché lo sa benissimo che è co la cosa più lontana da te. Io glielo regalo, vediamo se è disposta a metterselo, perché se più loro vedono che tu sei disposto a, e più possono avere prova del potere che hanno su di te. Pure l'ultima volta che mi ha presa a sberle, l'ho giustificato quanto ero messo male, ero messa male. Vale, ti mando un abbraccio. Sabrina, con me è tornato sicuramente per portarmi a trance, me lo ha chiesto svariate volte dicendomi che la trance era il nostro giocattolo. Ragazzi, oddio Rita, non lo posso leggere. No, ragazzi, va bene. Adesso torniamo un attimo al centro del discorso perché se no, se no ci perdiamo, anche se tutto è, diciamo, tutto fa brodo, nel senso nel discorso, però. Allora. Quello che io voglio dire è questo. L'amor proprio è chiaro che noi se siamo caduti nelle fauci di certi mostri o comunque di persone così disturbate, sicuramente noi l'amor proprio non sapevamo che cosa fosse, ragazzi. Questo ce lo dobbiamo ricordare perché la più grande lezione che io personalmente ho imparato è quella di dovermi amare, cioè io non ero in grado, non ero assolutamente in grado di amarmi e i conti non mi tornavano, cioè adesso vi spiego, io dicevo, sono una persona così piena d'amore, no? E riesco comunque a far felice la persona che mi sta vicino, riesco ad aiutare le amiche, riesco a prendermi cura dei gatti, del gatto, del cane, degli animali. Cioè, mi sentivo talmente tanto pervasa di amore che non capivo, cioè, com'è possibile che una persona piena d'amore non se lo dà a se stessi, cioè non lo dà a se stessa. E quindi mi dicevo: ma secondo me io non è vero che non mi amo. Quando ero proprio nella negazione totale, no? Io non è vero che non mi amo. Sicuramente, se no, come farei a dare amore agli altri? E invece è possibilissimo, ragazzi, è proprio possibile. Anzi, più noi diciamo no, a noi stessi per dire sì agli altri, e quella è una forma, sicuramente è una forma di narcisismo, è una forma di sentirsi in debito con la vita, perché siccome allora noi siamo sicuramente siamo tanto belli, tanto buoni, tanto bravi, sicuramente la vita ha voluto che noi dessimo tanto agli altri e quindi è un po' un prezzo da pagare, diciamo. Tante volte io c'avevo questo anni fa, c'avevo questo sentore, dico, vedi. Per far quadrare i conti, io sono talmente tanto fortunata e benedetta, tra virgolette, che sicuramente devo dare tanto cioè in pratica, siccome non mi ritenevo degna di amore, perché infatti lo dimostravano le relazioni che c'avevo, non mi ritenevo degna di amore, però allo stesso tempo, per uno strano gioco mentale, pensavo che stavo sempre in debito, quindi cioè che dovevo sempre dare, 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 chissà, infatti a volte dicevo chissà, magari ho ammazzato Gesù Cristo nella vita precedente, quindi il fatto di dare, 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 dare mi faceva sentire in un qualche modo, in realtà io questo dare, dare, dare lo buttavo davvero in dei buchi neri tremendi perché non chiedevo mai nulla indietro, non chiedevo mai nulla indietro, ma questo nelle amicizie, nelle relazioni, nei rapporti proprio di qualsiasi tipo di rapporto. Ma che è questa cosa, questa luce che
Pure a voi vi va via la luce, diventa scuro. Aspetta, così. Vabbè. Vedi come fa? Il focus? Vabbè, non fa niente. Sì, ama gli altri e si aiutano perché ci rimane più facile farlo. Agli che a noi. Vabbè, non ho capito, però comunque sì, è questo. Non ero in grado di chiedere, non ero in grado di chiedere né di prendere. E quindi non facevo altro che dare, 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 come se stessi in un qualche modo cercando di pagare qualche misfatto fatto, siccome evidentemente la base era quella che non mi sentivo degna d'amore, quindi era un dare, 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 un sentirsi in colpa, un sentirsi sbagliati, era il criceto nella ruota, anche in questo caso, anche in questo caso era il criceto nella ruota. Quindi invece di ero incastrata nel loop, ragazzi, era un loop. Di dare senza chiedere niente e di essere frustrata, di girare in tondo praticamente su me stessa senza riuscire poi a capire chi ero, che cosa volevo, che cosa era giusto per me, che cosa era sbagliato. Era un casino praticamente. Quindi quando la ruota col criceto si è fermata, fortunatamente sono scesa da sta giostra e ho capito che. Noi tutti, tutti, tutti noi siamo degni di amore proprio perché ci siamo. Proprio solo perché esistiamo siamo degni d'amore. Il primo grande amore lo dobbiamo sentire da noi stessi, ma non è che è una cosa facile, raga, non è facile purtroppo. Non è facile perché bisogna istruirsi, bisogna insegnarsi. Ad amarsi, dobbiamo impararlo. E per esempio, un metodo molto efficace è quello che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, mettendoci in contatto con il nostro bambino interiore, per esempio, pretendendo, per esempio, quando siamo in una relazione, di essere rispettati, che mi sembra il minimo sindacale, e cercando per esempio un'altra cosa, cioè l'autostima, che cos'è che la intacca profondamente? Il giudizio. Una cosa importantissima è il giudizio che noi abbiamo a volte severissimo nei nostri confronti e che abbiamo anche nei confronti degli altri. Ecco, liberarci dal giudizio nostro e soprattutto dal peso del giudizio degli altri è una carta molto vincente per l'autostima. È quello che io dico un po' sempre, no? Con nella teoria dello sticazzi, cioè alla fine pensi male di me, pensi che ne so, che io sia una persona. Se io però sono convinta di chi sono, te puoi dire quello che te pare. La psicologa, la mia psicologa mi diceva sempre: Giulia, ma perché quando tu. Perché se io venissi da te e ti dicessi: guarda che non ti chiami Giulia, tu che cosa mi risponderesti? Ti faresti una risata, diresti: vabbè, questa è ubriaca, no? E dice: perché se io vengo da te e ti dico sei una persona debole, tu non ti fai comunque una risata, ma che non lo sai che sei forte? Capito in che senso? Cioè, su tante cose noi siamo talmente tanto insicuri, talmente tanto non ci vogliamo nemmeno conoscere, tanto non pensiamo appunto, cioè abbiamo questa falsa credenza che ragazzi toglierla di mezzo è davvero complicato, sia sempre benedetta la terapia. Importante invece è essere convinti di se stessi e quindi quando ti si avvicina una persona e ti dice se tu, secondo me tu sei debole, a mio avviso ci possiamo fare una bella risata e dire no, guarda, ma manco ti rispondo, cioè manco ti rispondo. Penso che siamo le prime a non credere di valere, per questo lasciamo che ce lo dicano anche gli altri, Monica, esatto, detto in un altro modo, esattamente. Sabrina dice: nemmeno io chiedevo niente, però a volte speravo che qualcuno si accorgesse che anche io avessi quel bisogno, anche se non l'avrei ammesso. Ecco, la mancanza di comunicazione, poi quando uno sta
sta sempre confuso dentro, poi diventa difficile. Vediamo Fabiana che dice: quando capiamo che stare con noi è un privilegio, tutto cambia. Un privilegio non si dà a tutti. Esatto. Va bene. Siamo umani, dice Federica, e tutti abbiamo lati positivi e negativi, nessuno è migliore dell'altro. Maria Stella, autostima ma soprattutto amor proprio sono le due porte attraverso le quali Satana entra. Fortunatamente con il no contact l'autostima con il tempo si riacquisisce, quando invece il narcisista ci ha perso, ci ha eroso il nostro amor proprio, la nostra anima, la nostra dignità, ecco la distruzione. Certo, ma anche l'amor proprio si riacquisisce, anzi si acquista direi, mentre l'autostima si riacquisisce e si fortifica. Si nasce proprio l'esigenza di amarsi, perché capisci che finalmente se non, cioè capisci finalmente che se non ti ami tu per primo, non ti può amare nessuno bene se non ti ami tu per primo. E quindi l'amore per se stessi è mettere dei confini, quindi cominciare a dire no. No, non lo posso fare. Io mi ricordo che, cioè io mi ricordo nel senso. Ah, scusami, pensavo fosse una domanda per me, invece penso di no. Bisogna anche metterci alla prova da soli e vedere che ci riusciamo, dice Claudia. Brava, uscire dalla zona di comfort. Esatto, bisogna mettere dei paletti, però uscire dalla zona di comfort, anche quello è assolutamente importante, perché se noi non ci testiamo mai, non riusciamo mai a capire quali sono i nostri limiti veri, non quelli che ci impongono le false credenze, perché noi pensiamo, cioè noi pensiamo veramente di avere, cioè di essere piccoli piccoli piccoli, no? Invece poi cominciamo ad aprire, a capire, a vedere, a sentire che siamo capaci di tante cose, che possiamo fare molto, ma fatto bene, non che prima noi non abbiamo fatto niente, facevamo male, come quando dicevo appunto che davo, davo, davo senza chiedere niente. Questo è masochismo. Cioè, io ti do, però poi allo stesso tempo devo sapere anche chiedere, perché se io ho fame, però do da mangiare agli altri, do da mangiare agli altri, agli altri, agli altri, ignorando totalmente il mio stato di fame, poi alla fine io muoio di fame, metaforicamente parlando, no? Quindi in realtà bisogna imparare prima a dare a se stessi. E poi si può dare agli altri chiedendo in qualcosa in cambio, perché in realtà ogni rapporto si basa sullo scambio. Allora oggi ho messo una bellissima frase di Bert Hellinger su Instagram che ve la leggo. Quello di amare senza aspettarsi nulla in cambio è bello nelle favole, ma nella vita reale un amore maturo richiede un delicato equilibrio tra dare e ricevere. Perché tutto ciò che non è reciproco è tossico. Ecco qua, infatti. Ciao Virginia, grazie. Abbastanza bene, sì. Ecco, quindi io, ragazzi, sono dell'idea che la relazione tossica, poi diciamo le relazioni tossiche. Il susseguirsi di relazioni tossiche, come è stato nel mio caso, comunque portano questa lezione. A un certo punto, quando sbatti la testa forte, 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 come dico sempre, sul blocco di ghiaccio, a un certo punto dici: aspetta un attimo, ma io sto a fare pure un sacco di errori, però inconsciamente, cioè non è che, ma l'amore per me stessa, ma dove era finito? Cioè, ma è mai stato pervenuto? No. Ecco, punto primo. E poi l'autostima, riesco ad avere stima di me stessa e stima di ciò che è giusto e sbagliato per me. Perché una persona è riuscita così facilmente volendo, perché loro non è che ci mettono tutto sto, come dire, tutto sto, sta fatica, non è che fanno tutta sta fatica. Sì, Bert Hellinger, Simonetta, esatto. Cioè, non che facciano tutta questa grande fatica a
metterci sotto sopra tutti gli equilibri, no? Ecco, Giacomo dice: non c'è mai stato amore per me stesso. Nel momento in cui tu dici di no a un'altra persona per dire di sì a te stesso, finalmente stai ascoltando quella parte di te che era entrata in frustrazione perché non l'ascoltavi mai. Allora, io mi ricordo che quando non avevo amore per me stessa e autostima, io avevo sempre, e ditemi se non è così anche per voi, se non è stato così anche per voi, una malinconia di sottofondo, sempre, sempre triste, malinconica. C'era proprio una parte di me che era triste e io non riuscivo a capire, non riuscivo a capire, dicevo, ma forse, che ne so, mi è successo qualcosa e non mi ricordo l'avvenimento. Cioè, non mi ricordo l'avvenimento, però qualcosa che mi rende triste. Oppure pensavo, sono ritornata 100 volte sulle stesse ferite che credevo di non aver elaborato perché c'avevo sta parte di sottofondo di tristezza, tristezza, tristezza. Alla fine, ragazzi, che cos'era? Era una parte di me che era proprio triste, poraccia. Se ci penso, guardami, io do un bacetto. Anche se adesso per ringraziando Dio non c'è più, cioè io questa tristezza di sottofondo non ce l'ho più perché era una parte di me che era tristissima perché io la ignoravo. Quindi non, siccome ci aveva provato in tutti i modi, mi faceva i segnali di fumo e mi faceva così: Giulia, sto qua, ti prego, ascoltami, ascoltami. Alla fine si era fatta prendere dalla tristezza, fantastica sta cosa, fantastica per quanto triste proprio, no? Questa parte di me si era fatta prendere dalla tristezza. Quindi era desolata, era proprio, era, non gliela faceva più, diceva: ma lo sai che c'è giù? Ma vaffanbene, io so triste perché non m'ascolti. L'ho provate tutte e mo so desolata. Cioè, so proprio desolata. Poraccia, se ci penso, insomma, era ecco, un triste senza una causa apparente, ecco esatto, Monica. E quindi era così, io ero triste, c'era una parte di me era sempre sempre triste. Quando poi, sì, più che annientata, Rosanna, più che annientata, era proprio triste. Cioè, non saprei dirlo diversamente, perché annientata no, perché esisteva, era scoglionata, come diciamo a Roma, perché provava in tutti i modi a farsi vedere da me e quindi niente, per fortuna poi piano 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 con il lavoro su me stessa sono riuscita a me feci pure scrissi pure un articolo proprio sulla che il mio dialogo con la tristezza, no? E mi ricordo che riuscii a capire che questa poveraccia parte di me era desolata. E, non, e mi diceva: io provo tutte le volte, provo a darti dei segnali, ma tu continui a fare sempre gli stessi errori. Quindi, invece di dire di no a una terza persona per dire sì a te stessa, continui a ignorarmi e quindi continui a dire sì agli altri e dici di no a me, cioè a quella parte che in quel momento mi stava parlando. Era triste perché io la ignoravo. Quindi quando noi, per esempio, stiamo mangiando, no? Ok? E vediamo che il telefono squilla. Adesso è una stupidaggine, no? Però se stiamo mangiando, richiamiamo dopo. Io invece mi sbrigavo, mollavo lì da mangiare. Capito? Andavo di là, pronto? Sì, come ti posso aiutare? Sempre, sempre capito che dovevo aiutare tutti subito. Se non rispondevo, mi sentivo in colpa, sempre con questi sensi di colpa. Poi tornavo ed ero triste perché la pasta si era freddata. Ma la cogliona ero io perché prima potevo mangiare la pasta calda e poi dopo, con la pancia piena, senza frustrazioni, aiutavo la persona in questione, quindi non è che non t'aiuto, t'aiuto dopo, cioè so mangiare in quel momento, no? Adesso sempre esempio, no? Esempio, diciamo stupido, però è importante pure dire no, questo è un momento mio, è un momento mio,
Ecco, e quindi quando ho cominciato a... perché ragazzi, per me era difficilissimo, eh? Era difficilissimo. Quindi pensate se io, quando vivevo così, pe pensate se sarei stata capace, cioè non sarei mai stata capace ad avere un blog con tante tante richieste, perché io ricevo messaggi su Messenger, Instagram, su WhatsApp in continuazione, quindi è chiaro che in alcuni momenti io adesso... Cioè, devo dire no, se no non campo, no? Non l'avrei mai potuto fare, cioè sarebbe stata un delirio la mia vita 3, 4, 4 anni fa, 5 anni fa. Capito? Per me era difficilissimo premere, zac, silenzia. Io mi dovevo sbrigare, dovevo rispondere, dovevo aiutare. Era più che altro, era per me. Non era, cioè era, facevo tutto da sola, era nei miei confronti, perché l'altra persona non è che se spara se io gli rispondo dopo un quarto d'ora. E che cazzo, tutta questa importanza me davo? Cioè, impariamo a dire no, è complicatissimo, ma ci dobbiamo rendere conto che è un meccanismo, sempre questo famoso criceto nella ruota, che è più per noi, il problema è più per noi e con noi. Che con l'altro, perché l'altro dice: vabbè, Giulia non mi ha risposto, mi richiama dopo. Cioè, non è che l'altro si butta dal tevere, capito che ti voglio dire? Quindi pure noi possiamo stare tranquilli che non succede niente, no? I sensi di colpa, esatto, Jessica. Ciao Sabrina! Ecco. Però sapevi da cosa derivava la tristezza, Valentina? Sì, proprio come ho detto, derivava da questo, ignorare la mia pasta. Cioè, se io, ecco, l'esempio che ho fatto della pasta, tornavo, se io rispondevo durante la cena, tornavo, ok, tornavo a sedermi, finivo di mangiare la pasta e la pasta era fredda. Il fatto che di mangiare la pasta fredda era comunque un torto che io avevo fatto a me stessa, capito? Cioè, perché? Mo, vabbè le emergenze, chi se ne frega, può succedere, però se tutte le volte che ti metti a tavola la gente ti chiama e tu non sai dire di no, mangi freddo per tutta la vita? E a volte ti andrà di mangiarti una bella cosa calda. Perché ti devi togliere questo tuo diritto? Cioè, sono piccole sfumature. Adesso ho fatto l'esempio stupido di mentre mangi, no? Per far capire. Però è una qualsiasi cosa. Cioè, allora è come, che ne so, voglio andare dal parrucchiere, tutte le volte che mi decido di andare dal parrucchiere, perché non è il mio caso, però magari ho la ricrescita fino a qua bianca, voglio andare dal parrucchiere, non ce vado perché tutte le volte che penso di andare dal parrucchiere mi telefono qualcuno. E ci sarà quella volta che dici, ok, basta, mo vado dal parrucchiere e chiunque mi chiama lo richiamo dopo, cioè... Vivere tu sempre condizionati dagli altri non è una vita. Te credo che una parte di te entra in tristezza e frustrazione. E sempre a pensare a quello che pensano gli altri, a quello che fanno gli altri. E te dove sei in tutto questo? Le priorità per te? Va bene essere, diciamo, predisposto, no? All'aiuto, all'ascolto, perché poi un po'. Tutte le vittime dell'inganno del narcisista, se non avessero questo lato, il o la narcisista, non li guarderebbero nemmeno, no? È chiaro che noi sto lato ce l'abbiamo, un po' croce rossini e croce rossine siamo tutti, però dobbiamo imparare a gestire questi lati nostri, perché altrimenti ci automangiamo e quando ti automangi è lì che entri in frustrazione ed entri in tristezza. Una parte di te dice: no, vabbè, mi arrendo, sei decoccio, lasciamo perdere. Io, cioè, mi sento proprio frustrata. Ecco, invece ascoltare quella parte di noi e cioè, capire, non è che l'ascolti perché in quel momento te parla. Tu ti ricordi dalla volta precedente, ti ricordi che ti sei mangiata la pasta fredda e quindi sei entrata in frustrazione, devi stare molto attento alle emozioni, no? La volta dopo dici, ok, vabbè, la volta scorsa mi ha fregato e mo adesso no, oggi la richiamo dopo.
o lo richiamo dopo. Cioè, di imparare a dire no, dice Valentina, mettiamo i primi paletti che permettono di distanziarci, tra virgolette, dagli altri, e così impariamo chi siamo noi. Brava Valentina. Esatto. Sabrina dice: ho scritto da schifo che hai scritto. Da tappetino per tutti, ora ha insegnato alla gente ad avere rispetto. Non potete capire che mondo si è aperto. Brava Sabrina, no, non è scritto da schifo, è scritto bene. È giusto, perché nel momento in cui tu per prima hai rispetto per te stessa, iniziando dalle piccole cose, in questo momento sto mangiando, richiamo dopo. No, in questo momento ho bisogno di andarmi a fare la tinta, richiamo dopo. No, se perché a volte, per esempio, vi succede che voi leggete un messaggio di una persona, no? Che la persona ha visto che voi avete sentite in dovere di rispondere subito. No, tu hai letto in quel momento, hai letto il messaggio e rispondi quando potrai. Cioè, io per esempio, questi problemi non me li faccio più, se no sarei diventata. Cioè, diventerei proprio matta. Non si può fare. Non si può fare. Ti rispondo quando posso. Ecco, e Arturo conferma. Vieni, amore. Amore, lui. Eccolo qua. Pure Arturo, vero? È vero che anche tu rispondi quando puoi. Non mi mordere. Ecco. Niente, lui adesso è fissato che mi morde. Non so se è una cosa della vecchiaia. Vabbè, comunque. Aspetta, che dice Claudia? Pensare sempre ci resta male e non pensiamo quanto noi ci rimaniamo male e ci passiamo sopra. No, non è giusto nei nostri confronti. Esatto, perché poi che succede? Questa è fantastica, che noi sempre, ma che cosa penserà l'altro? Sempre fissati con il giudizio di quello che pensano gli altri. Quindi è come la stessa cosa che dicevo prima, nel momento in cui tu finalmente capisci chi sei, quali limiti hai, quali confini vuoi mettere, perché oh, i limiti ce l'abbiamo tutti. Nel momento in cui però tu li conosci e li riconosci, chi se ne frega di quello che dicono gli altri? Uno, cioè gli altri uno li ascolta, non è che uno si deve tappare e si chiude nel suo mondo e fine. No, gli altri cioè li devi ascoltare gli altri, perché comunque potrebbero dirti qualcosa di interessante per la tua crescita, però non è nemmeno detto che abbiano tutti sempre ragione. Ci sono pure delle persone che non fanno altro che criticare. E se ti capita una sorella, un fratello, un genitore che non fa altro che criticarti, che fai? T'ammazzi? Dici poi, se ti capita un parente così, te credo che poi ti senti sempre sbagliato. Nel momento in cui fai il lavoro di conoscenza di te stesso tramite la terapia, perché almeno per me è stato così, io tramite la terapia sono riuscita poi a fare un quadro generale molto più dettagliato di me stessa, per fortuna che l'ho fatta, perché ripeto, a me mi ha salvato la vita sotto più fronti. Quando senti la critica, se te fa, cioè se senti che può essere utile, te la tieni. Se invece non è utile, la molli, la lasci andare. Sti cazzi, che te frega, chi se ne frega di quello che pensano le persone? Sono punti di vista, poi cominci a capire chi è che parla con amore, chi è che parla per criticare e basta, chi è che parla per sentito dire, chi è che parla perché non c'è un cazzo da fa. Chi è che pa... Cominci a riconoscere tutte le sfumature. Ma comunque, qualsiasi sia la sfumatura, chi se ne frega? Tanto tu lo sai chi sei. Pure per esempio, poi per esempio anche, che dice Fabiana, al giudizio bisogna rispondere proprio sti cazzi. Esatto, sì, cioè, per carità, ripeto, poi ci sta pure la persona che ti parla. Critiche costruttive, sì, dice Monica, giudizi no, esatto, cioè... Se ci sta la persona che davvero che senti, che ti dice: guarda, questo forse potresti riflettere su questa cosa. Brava, forse ci rifletto se mi serve, capito? Ecco, perché bisogna sempre essere. E la stessa cosa noi dobbiamo fare con gli altri, eh? Ecco, perché quando cresci, quando maturi, cominci anche a vedere che magari gli altri, che ne so, stanno facendo un percorso, stanno magari
consapevolezza meno di te o più di te, perché poi te ne accorgi, quasi se una persona è particolarmente consapevole o se è meno consapevole, comincia a rispettare anche. Non è che uno, se vedi che una persona sta a qualche... quello che succede spesso nel gruppo. Quello che succede spesso nel gruppo ci sono delle ragazze, per esempio, soprattutto ragazze, ma anche dei ragazzi, delle persone, ecco, delle persone che sono ancora carissimo amico nel processo della guarigione e che magari scrivono delle richieste delle richieste di aiuto, che si percepisce che sono ancora immerse nel dolore, che ancora non hanno sviluppato quella consapevolezza. E che fai? Ti arrabbi? Oppure ti indispettisci? Oppure no, accetti che quella persona sta vivendo quel momento. Se vuoi, gli tendi una mano, altrimenti passi oltre e non lo fai. Cioè, cominci a vedere, a riconoscere anche gli altri, ma li riconosci esclusivamente nel momento in cui sai tu a che punto stai. Sai che c'hai ancora tanto da camminare, perché tutti noi ci abbiamo da camminare, e questo ricordiamocelo sempre, che dobbiamo avere una mente aperta, aperta a tutto, propositiva, positiva. Questo è l'atteggiamento giusto, senza criticare o giudicare, perché nel momento in cui uno giudica gli altri, sta giudicando se stesso. E tutte le volte che giudichi gli altri e giudichi te, ti ricasca addosso. Purtroppo è così. Cioè, veramente abbandonare il giudizio è ancora più difficile di imparare a dire di no, ma è necessario. È necessario per diventare delle persone migliori. Vediamo che dice Fabi. L'essere umano è portato a giudicare. È portato a giudicare, è nella nostra indole. Occorre però capire se quel giudizio è costruttivo per te, altrimenti imparare a filtrare come giudizio inutile, validarlo e archiviarlo così. Esatto. Ma tante volte poi le persone, ciao Federica, tante volte poi le persone parlano per proiezione, per esempio. Cioè, tante volte le persone parlano di te, ma stanno a parlare di loro stesse. Che fai? Ti dai una capocciata al muro se tutte le volte incontri gente che proietta? No, è importante che tu capisci chi sei, così sgami subito se l'altra persona sta a proiettare. Perché tu dici no, bella di casa, o bella, a me mi succede in continuazione, regà. Cioè, veramente, amore mio, stai a parlare di te, giusto? Ecco. Ognuno deve fare il suo percorso di consapevolezza e accettazione, è vero, abbandonare il giudizio di se stessi e degli altri per migliorare. Assolutamente. Quindi, abbiamo detto che dobbiamo abbandonare il giudizio, uscire dalla zona di comfort, imparare a dire di sì a noi e dire di no agli altri laddove è necessario. Dobbiamo ascoltare quella parte di noi che è triste, perché se abbiamo una parte triste significa che è una parte che noi non ascoltiamo. Solitamente il meccanismo è questo: non l'ascoltiamo perché diamo, 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 diamo agli altri invece di dare e anche riprendere. Quindi imparare anche a ricevere, a capire che siamo degni di amore solo perché siamo nati. Se non ci siamo, se non siamo, se non ci siamo sentiti amati, se per tutta la vita ci siamo sentiti sbagliati, chi se ne frega, tanto voglio dire, ci siamo noi con noi stessi e possiamo darci tutto l'amore di cui abbiamo bisogno, ma tutto, tutto, tutto. Poi gli altri che si aggiungono come persone che vogliono intessere con noi una relazione di scambio sono i benvenuti. Assolutamente, sono dei bonus. Tutto il resto è di più. Ma se non ci siamo noi presenti a noi stessi e pieni di amore per noi stessi, l'amor proprio è ascoltarsi, è rispettarsi. Sabina, i narcisisti proiettano sempre in continuazione, lo so, infatti, per questo dico che alla fine, tutte le volte che una persona, cioè se... Come fai a capire se una persona sta proiettando o sta dicendo la verità? Perché
Devi avere una conoscenza base di te stesso, ma base medio-alta di te stesso. Se no, dopo tutte le volte ti chiedi, oddio, e se ci avesse ragione? Oddio, forse è vero. Oddio, oddio. E che no, diventa un'agonia, non è una vita, capito? Quello è, cioè, diventa un. No, tu devi saper riconoscere la. Cioè, se tu sei. Sì, ciao, compro una vocale, aspetta che giro la ruota. Se tu sai a che punto sei, tutto quello che ti dicono gli altri lo filtri, metti un filtro davanti, cioè ce l'hai già. È come un gioco a livelli, cioè a un certo punto arrivi a un livello in cui hai messo il filtro e le parole si filtrano da sole, almeno quello. Ma ti ci ritrovi come la rana bollita a dare solamente, dice Liliana. Un giorno ti svegli e te ne rendi conto. Esatto. Ti rendi conto che butti energie dentro a certi buchi neri, che veramente non si sa che fine fanno le tue energie, e che invece tante volte basterebbe ridarsele a se stessi. Allora, ragazzi, vi ho fatto sanguinare le orecchie pure oggi. Se ditemi se è tutto chiaro, se avete delle domande. Se volete aggiungere qualcosa, di che cosa vogliamo parlare la settimana prossima? Allora, intanto cominciamo a spegnere le candeline. Eccole. Anzi, faccio una foto. Ah, aspetta che brucia. Ah! No, niente, mi arrendo. Allora, che possano le cose belle entrare dentro la nostra esperienza sempre. E così sia. Universo, sia fatta la tua volontà, però mettete una mano sulla coscienza, come dice Claudia. E poi che tutte le cose brutte possano volare via questa candela. Via, via, via. Vattene, vattene. Ciao. Sofferenza, sofferenza, grazie che ci sei stata. Perché sicuramente ci ha insegnato tanto, però adesso te ne puoi andare. Cominciamo a parlare sia alla sofferenza, alle cose brutte. Dai, è tutta. Grazie Fabiana, grazie Claudia e grazie a tutti voi che avete resistito fino a qui. E poi mi raccomando, ragazzi e ragazze, scrivetemi l'argomento che volete trattare la settimana prossima. O fra qualche giorno, insomma. Dai, è tutta. Un bacione grande e un abbraccione forte. Ciao, ragà.